Buongiorno, ciao a tutti, risolverò con voi un gioco dalla settimana mistica numero 4699 del 2022. Ho scelto questo gioco perché ha una curiosità. Ci risolveremo un rebus pubblicato a pagina 10. Pagina 10 c'è l'antologia di Edipo e pubblicano dei rebus già apparsi precedentemente perché hanno qualcosa di curioso, sono belli. E noi risolveremo questo ultimo. Questo ultimo è un rebus di Bartezaghi, firmato Zanzibar, è uno degli pseudonimi con i quali si firmava Piero Bartezaghi, e ecco, ne aveva anche altri, però insomma era questo il pseudonimo principale. Adesso non trovo, era scritto da qualche parte quali erano gli altri pseudonimi, e sarà un'occasione per ricordarlo. Ecco, questo è un libro, è un volumetto dedicato ai giochi di Piero Bartezaghi Zanzibar, e nel 2022, proprio nel 2022, l'anno di questo numero di Estima Mistica, è stato stampato dalla nostra associazione della biblioteca Giuseppe Panini, quello delle figurine, che ha fatto una grande biblioteca per noi enigmisti. Ci sono delle immagini di Zanzibar che proporrò, e anche la Settima Mistica l'ha ricordato un anno, esattamente un anno dopo la sua morte. Lui è morto nell'89, se ricordo bene, e l'anno successivo, perché ormai la rivista era pubblicata, non si poteva intervenire prima, l'anno successivo l'hanno ricordato con un trafiletto che adesso vi sto mostrando. Ecco, comunque Zanzibar è stato un grande autore di giochi in versi, di rebus, e tutti lo conosciamo per l'enigmistica, per le parole crociate, per le parole crociate. Allora, per esempio, Piero Mazzarella, nella commedia di Aldo Benedetti, ha aggiunto 2 dozzine di rose scarlatte, ha aggiunto la battuta: "Quel tale è più complicato del Bartezaghi". Il calciatore Eraldo Pecci, una volta, commentando il ritorno in Serie A del Bologna, ha detto: "L'anno scorso abbiamo fatto benissimo le parole crociate facilitate e anche quelle un po' più difficili. Quest'anno ci toccherà fare il Bartezaghi", giusto per dire insomma la popolarità di questo personaggio. Allora, Piero è nato a Vittuone, mi sembra che sia in provincia di Milano, e lì gli hanno dedicato una piazza, Piazza Bartezaghi. Comunque, ha fatto gran giochi, gran bei giochi, ha vinto tanti premi durante i nostri incontri annuali, o insomma quando ci facciamo il nostro congresso, ed è un piacere risolvere con lui questo rebus che ha una particolarità che capita molto di rado. Eccolo qui, lo vediamo, adesso farò con l'altra telecamera, farò la sovrimpressione. Vediamo, c'è una persona con una corona in testa che si chiama S, Ta è una rete probabilmente, I sono dei stivali, degli stivali, MS sono delle persone chine, delle donne chine. Eccoci, ci sembra avere tutti gli elementi, però mettendo insieme queste cose le lettere sono pochi, poche, perché 10, 6, scusate, 10, 5, 6, 3, 4, 8. Sono 10 più 11 più 12, 33, 36 lettere e non vengono fuori da questi oggetti. E allora c'è la doppia riproposizione di un oggetto. Vediamo come funziona. Allora, questo con la corona è un conte. Contes, ta è una rete. Contestare te. E fin qua ci siamo. Poi ci sono gli stivali, quindi contestare testivali. Validi probabilmente. Ed ecco qui la trovata di Piero Bartezaghi. Quelli non sono stivali, non sono solo stivali, sono stivali. Vediamo che il conte, che avevamo prima citato, ha i piedi nudi. Quindi sono gli stivali del conte S. Quindi, contes ta rete, stivali di contes i, MS. ME, mettiamo la congiunzione S, chine, contestare testi validi, contesi meschine.
Eccolo, ti ringraziamo ancora Zanzibar per questo bel gioco. Adesso nella rivista c'è, vedo che c'è un gioco di Zanzara, tuo figlio, Alessandro Bartezzaghi, che insomma ha seguito le tue orme e adesso è il nostro direttore della nostra Estrema Mistica. Bene, un caro saluto, ciao Piero e buon divertimento a tutti voi con i giochi di Piero Zanzibar.